Non è mai troppo tardi. 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 Il Ministero della Pubblica Istruzione e la RAI, Radio Televisione Italiana, presentano Non è mai troppo tardi. Corso di istruzione popolare per adulti analfabeti. Cari amici, buonasera. Oggi, per la prima volta dall'inizio delle nostre lezioni, ci sono qui, davanti a me, degli alunni. Sì, sono venuti degli alunni da Allumiere, una cittadina distante da Roma un 60 chilometri. Sono venuti qui per conoscere voi, per farsi conoscere da voi. Sono venuti qui mossi da un innocente desiderio di conoscere un po' che cos'è questa televisione, per conoscere e ringraziare tutti coloro, tecnici e ideatori del programma, che hanno lavorato e lavorano per loro e per voi. Soprattutto però sono venuti qui per farci sapere, per farci vedere quello che loro sono riusciti a fare, quello che loro hanno imparato a fare. È vero che erano venuti qui anche per ringraziare tutti e anche per ringraziare me, ma non è me che devono ringraziare, perché sono loro che sono degni di ogni ringraziamento, perché sono loro che, e siete voi tutti, che pur ritornando stanchi ogni giorno dal lavoro, pur avendo le mani che vi bruciano per la fatica, per la dura fatica d'ogni giorno, riuscite a dimenticare la stanchezza, a dimenticare la fatica, ogni cosa, pur di prendere la penna in mano, il quaderno, il libro, ed imparare insieme a me, insieme ai vostri maestri. Perciò, no, l'unica cosa che mi rimane da fare di non parlare più è farvi vedere gli allievi, gli alunni di Allumiere. Eccoli, sono questi i nostri amici di Allumiere. Sono qui, non sono tutti quelli che sono potuti venire, accompagnati dalla loro insegnante, la maestra Papinied. Me lo dice più forte per cortesia, signorina. Papinied. Signorina, mi presenti lei stessa e i suoi allievi, ma prima una cosa a voi volevo dire, ed era questo, che non è a me che dovete dire grazie, ma è a lei, perché è lei che vi ha aiutato, è lei che vi ha guidato la mano, è vero, che ha tenuto la mano le prime volte quando la mano tremava sul foglio. Come a voi amici dico che il grazie lo dovete dire ai vostri maestri, perché sono loro che con affetto, con passione vi aiutano, vi fanno andare avanti nella conquista. Signorina, adesso me li presenti, ci faccia sapere il nome di ognuno. Sì. La nonnetta qui è Barboni Agata, ha 82 anni, è mia nonna questa. 82 anni? Sì. E la signora? Virginia Sgamma. Quanti anni? 78. 78 anni. Raimondini Gustavo. E il signore che torna ogni giorno con il mulo, con l'asinello, per arrivare presto presto alla lezione, non perdere, non fare mai tardi. È vero? E la signora? Ferragulli Armida. Di quanti anni, signora? 57. È lei che ha scritto al figliuolo a Gorizia, se non mi sbaglio. Per la prima volta è riuscita a mandare la cartolina, è stata contenta. Suo figlio cosa ha detto, signora? È stato contento di vedere finalmente una cartolina, ricevere una cartolina scritta tutta dalla mamma. E gli altri? Felicetta Caricaterra, 78 anni. 78 anni. Sì. E il signore? Brancaleoni Pietro. 76. È lei che mi ha regalato il disegno, è veramente bravo. E la signorina? Sgamma Pierina. Pallonti Violanta. È lei che fa la gara con la nipotina? Con la figlia. Con la figlia. Sì, a chi impara meglio? Sì. Chi è più brava? È più brava la mamma, sicuramente, no? E la signora? Vittoria Meglio. 71 anni. Campella Giovanni. Di quanti anni è? Quanti anni ha? 78. Come vedete, amici, io ora non trovo parole, non so che cosa dire,
E forse è meglio che cominciamo la nuova lezione. Proprio la lezione mi ha dato lo spunto per questa lezione, proprio le lettere che io ho ricevuto in questo tempo. Perché nelle vostre lettere ho trovato una parola che non è scritta bene. Lo so, io non ve l'avevo mai spiegato, è giusto, ma oggi approfitto di questa occasione per farvi notare come va scritta questa parola. Allora, un momentino, vi faccio prima un disegno. C'è un signore che legge il giornale, c'è un fiore, c'è un albero e c'è un bel sole. Brutto come disegno, ma c'è un bel sole. Come diciamo questo suono? Noi diciamo c'è. Cosa significa questa parola c'è? Significa ci sta, ci è. E lo sapete bene cosa significa, vi ricordate, l'abbiamo imparato. Si scrive proprio così. E con l'accento sopra, che significa essere. Quando noi diciamo ci è, dovremmo scrivere in questo modo. Ci è. Ma quando parliamo, diciamo proprio così, ci è un signore che legge il giornale, ci è un fiore, ci è un albero, ci è un sole, diciamo sempre così? O diciamo c'è un signore, c'è un fiore, c'è un albero, c'è un sole? Che cosa facciamo parlando? Togliamo la I, la vocale I. E uniamo questo suono, la lettera di casa, con la E. C'è. E come possiamo fare? Anche in iscritto lo possiamo togliere questa I. E infatti, se noi la togliamo e mettiamo l'apostrofo, che ci ricorda che abbiamo tolto una vocale, possiamo dire c'è. Ecco come va scritto questo suono, c'è.